Stiamo per incontrare il re dei retroscenisti italiani, Roberto D'Agostino, Dagospia. Chi è? Piazza Pulita, Gregorio Romeo. È permesso? Mi raccomando. Qual è lo scuppone? A che punto è la notte del Quirinale? Questa è l'apertura. Fermi tutti, siamo lieti di annunciare che domani avremo il nuovo capo dello Stato. Mattarella bis, amato, ma soprattutto Sabino Cassese. È la rivincita della politica sulla Draghi-crazia. Salvini, andando a bussare alla porta del professor Cassese, ha fatto una proposta, e quello vuol dire fare politica. Certo. Cosa che sinceramente non ha capito Mario Draghi. Cioè, Draghi è talmente pieno di sé che potrebbe stare 3 mesi senza mangiare, perché a un certo punto ha cominciato a crederci. Poi la sua ambizione a diventare capo dello Stato era una misura in cui aveva il consenso dei partiti. Quei partiti, quei leader che lui aveva trattato schizzando, certo, con la puzza sotto il naso, con l'arroganza. A quel punto i partiti gli hanno detto: adesso arrivi qua, e so cazzi. A Roma, a maschera del Marchese del Grillo, quanto può durare? Perché poi un giorno avrei bisogno di me. Nella vita conta più il carattere che il talento, eh? E questa è la prova. Io mi ricordo Monti, tutti a fare 6 pippa, e l'Oden qua, e l'Oden là, 30 e l'Oden, quella roba lì. Ma se la monta dalla testa, fa il partito. Poi che fine ha fatto? Il cioccolatino per Draghi qual è? È che uno ha 86 anni, il professore Sabino Cassese, il professore Giuliano Amato ne ha 83. Quanto possono durare? Nel senso, no, gli auguriamo tanto. No, non è quello, no, non stiamo mica a parlare, no. Facciamo le corna tutte in beccamorti. Si riferisce al fatto che loro per un paio d'anni stanno lì a proteggere questo governo e questa nazione. E poi si dimettono? Ma sì, ma qual è il problema? Sì, per caso aveva un Casini che ha 66 anni, quello te lo devi cibare per 7 anni. 7. La Casellati, un altro caso di fuffa, ma la Casellati si va a Bruxelles, che va a fare? A comprare foulard in qualche boutique. Cioè, la Casellati è un avvocato matrimonialista. Marta Cartabia. Ma no, Marta Cartabia era casomai per un ruolo di premier, fu lanciata, perché Marta Cartabia ha 2 figli, uno ce l'ha in mano Cassese e l'altro ce l'ha in mano Amato. Elisabetta Belloni? Qui stiamo veramente nel mondo delle barzellette, perché non si è mai vista, ma nemmeno in Russia si è mai visto un capo dei servizi che va a fare il capo dello Stato. Quello che è importante è che i partiti dell'alleanza del governo siano uniti sul nome del prossimo capo dello Stato. Poi a Meloni non può votare, non può votare. Non Quindi questa idea del candidato unico di centrodestra è impraticabile. Ma il centrodestra forse non te l'ha detto nessuno. Non ti hanno detto che non esiste più.